Ciao a tutti e benvenuti. In questo video andremo a trattare dei lisosomi. I lisosomi sono degli organuli cellulari contenenti enzimi idrolitici che funzionano a pH acido. Per questo sono chiamati idrolasi acide. I lisosomi sono degli organuli tondeggianti che rappresentano la sede della digestione cellulare di materiale di natura diversa. Il funzionamento delle idrolasi acide a pH basso ne impedisce il funzionamento al pH del citosol e questa proprietà è protettiva nei confronti della cellula nel caso di un'eventuale rottura della membrana dell'isosoma. La digestione serve a scindere i componenti macromolecolari per ricavare le molecole semplici utili, oppure a degradare delle strutture che per diversi motivi devono essere eliminate. Il numero dell'isosomi presenti in una cellula varia notevolmente in funzione dell'attività endocitotica più o meno intensa. All'interno degli isosomi sono contenuti circa 40 tipi diversi di enzimi idrolitici. Le molecole che poi si ottengono dall'attività di questi enzimi vengono trasferite al citoplasma attraverso degli specifici trasportatori di membrana, fatta eccezione per i lipidi semplici che diffondono attraverso la membrana. Abbiamo detto che per permettere l'efficace attività degli enzimi idrolitici è necessario un pH acido all'interno degli isosomi. Questo è mantenuto da una continua e attiva concentrazione di ioni H+. Tutto questo è possibile grazie alla presenza nella membrana dell'isosoma di una pompa protonica o a idrogeno che trasporta i protoni dal citosol all'interno dell'isosoma, idrolizzando ATP. Se vuoi approfondire questo argomento delle pompe protoniche e delle varie proteine di membrana, ti consiglio di guardare i video precedenti. Così, grazie a questa pompa, la concentrazione di H+ all'interno degli isosomi è circa 100 volte superiore a quella del citoplasma. Per arrivare all'isosoma, una proteina ha bisogno di essere marcata con un marcatore specifico. Le idrolasi acide lisosomiali sono infatti caratterizzate dalla presenza di un marcatore rappresentato dallo zucchero mannosio 6-fosfato. Il mannosio 6-fosfato infatti viene aggiunto nel cis Golgi attraverso due tappe. La prima prevede il legame di N-acetilglucosammina fosfato e la seconda invece la rimozione della N-glucosammina. In questo modo il fosfato impedisce che siano rimossi ulteriori molecole di mannosio nel compartimento cis Golgi. A questo punto la proteina marcata col mannosio 6-fosfato viene riconosciuta da dei recettori presenti sulla membrana dell'apparato di Golgi e viene inclusa in una vescicola idrolasica rivestita da clatrina e adattina. Questa vescicola si fonderà poi con un endosoma tardivo formando un endolisosoma che maturerà in lisosoma. Una serie di malattie genetiche definite malattie da accumulo lisosomale sopravvengono a seguito di una serie di mutazioni nei geni che codificano per le proteine lisosomali. Queste malattie derivano dall'accumulo all'interno degli isosomi di materiale non degradato. Questo a sua volta comporta un danno cellulare e tissutale. Per questo si tratta di malattie sistemiche che possono interessare più organi. E le manifestazioni cliniche più tipiche sono l'ingrossamento del fegato e della milza, un malfunzionamento del sistema nervoso centrale con una perdita progressiva di varie funzioni neurologiche, oppure varie alterazioni di occhi, cuore e muscolatura. I lisosomi sono presenti in tutti i tipi cellulari. Noi sappiamo che le cellule possiedono caratteristiche funzionali differenti. E in base a queste, i diversi tipi di organelli citoplasmatici e la loro quantità relative sono adeguati di conseguenza. Le cellule specializzate nella secrezione, come le cellule ghiandolari e nervose, contengono sia i lisosomi per le funzioni degradative intracellulari, come abbiamo detto la digestione intracellulare, sia i granuli secretori per le funzioni secretorie. Altre cellule invece, come i linfociti T citotossici, i mastociti, gli osteoclasti o i melanociti, contengono organelli che svolgono la doppia funzione, quindi digestiva e secretoria, che sono definiti lisosomi secretori e sono specializzati nella digestione extracellulare.
Entriamo adesso nel dettaglio dei lisosomi secretori. Da un punto di vista morfologico, i lisosomi e i lisosomi secretori sono molto simili. Alcune differenze si possono trovare quando si va a esaminare il contenuto delle vescicole. Le idrolasi acide, infatti, che rappresentano il corredo di enzimi lisosomiali standard, come le specifiche proteine di membrana, sono presenti in entrambi i tipi di lisosomi. Inoltre, i lisosomi secretori contengono un corredo proteico aggiuntivo, che è specifico del tipo cellulare. Alcuni linfociti T citotossici e i linfociti natural killer contengono perforine e granzimi, che vengono esocitati in seguito a degli specifici segnali rilasciati dalle cellule bersaglio, che possono essere una cellula tumorale o una cellula infettata da un virus. Le perforine vanno a perforare la membrana della cellula bersaglio, andando a indurne uno shock osmotico letale. I granzimi invece entrano attraverso i pori della membrana nelle cellule bersaglio e, una volta penetrati nel citoplasma, attivano la loro azione proteolitica. I granzimi interagiscono con alcuni enzimi dette caspasi, che hanno un'attività proteolitica e sono capaci di frammentare il DNA e le proteine strutturali citoplasmatiche. Così viene indotta l'apoptosi, cioè una morte cellulare programmata della cellula bersaglio, fino poi alla fagocitosi da parte dei macrofagi. Detto questo, abbiamo concluso il breve capitolo riguardo ai lisosomi. Ti consiglio di iscriverti se non vuoi perderti i prossimi video e di lasciare un like o un commento per farmi sapere se questo video ti è piaciuto. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e a presto!